Buongiorno a tutti ragazzi, direttamente da House of Biker andiamo a presentarvi una delle chicche del Made in Italy più incredibili di tutti i tempi. Andiamo a circa 25 anni fa, dove una delle case storiche decide di progettare qualcosa di veramente unico, la strepitosa Benelli Tornado 3 900. Vai con la sigla! Siamo nei fine degli anni 90, dove le case costruttrici si davano guerra l'una con l'altra per sviluppare la migliore superbike. Sono uscite fuori le moto più affascinanti, più prestanti, dove anche una casa storica come la Benelli decide di rilanciare sul mercato qualcosa che rimarrà nel tempo. La Benelli Tornado 3 900, una moto unica, iconica, con una storia molto piccola, ma che ora come non mai rinasce alla grandissima. Benelli già dal 1911 in Italia apre la sua fabbrica, è diventata una delle storie del Made in Italy e del motociclismo a livello mondiale. I più grandi piloti italiani sono passati a questo marchio. Nel 1995 un grandissimo Andrea Merloni, appassionatissimo di moto, decide di rilevare il marchio e rilanciarlo nella storia, e ovviamente lo doveva fare alla grandissima. Pochissimi anni dal suo rilancio, un progetto totalmente nuovo, avveniristico, Benelli Tornado, nome che viene ripreso da una moto degli anni 70, sembra una moto che viene dal futuro. 136 cavalli per oltre 280 km orari dichiarati, composizioni tecniche di primo ordine, 900 di cilindrata, un motore 3 cilindri in linea sviluppato completamente a Pesaro, come anche la maggior parte di tutte le altre componenti della moto, che anche se la sua durata nel mercato è stato veramente piccolo, oggi sta risplodendo di valore e di emozione come non mai. Progettata da Riccardo Rosa e disegnata da Adrian Morton, come molti sapranno è colui che ha disegnato la strepitosa MV Augusta F3, con delle innovazioni veramente uniche per quel tempo, a partire da uno dei suoi biglietti da visita più incredibili, ovvero il radiatore posto nella parte posteriore della moto con le ventole che, nel momento in cui giungeva la temperatura massima, partivano. Collaborazione del grandissimo collaudatore Peter Goddard inizia già a varcare le piste di tutto il mondo per fare un collaudo veramente potente. Siamo nel 2002-2003, dove la versione base di questa moto, nonostante la difficoltà di una rete vendite che non c'era, un'assistenza che era un po' altanelante, entra in produzione. Gli esemplari costruiti in totale sono veramente
pochissimi. Pensate che si parla di circa un migliaio della prima serie, la 2003, nella colorazione verde e grigia classica in tutto il mondo. E nei successivi anni, dove c'è stata comunque un'evoluzione tecnica nelle varie versioni ulteriori, si parla che in circa 6-7 anni in totale, in tutto il mondo, ci sia stata una produzione di 2200-2300 esemplari. E si parla della versione 900, la 1130 e la Limited Edition. Stiamo parlando di pochissimi esemplari. Ed ecco che la inquadriamo, questa meraviglia del Made in Italy, Miss Benelli Tornado 903. È una linea ricercatissima sotto ogni aspetto, a partire da ogni dettaglio, anche solo dello specchietto. Come potete vedere, la moto è estremamente aerodinamica. La particolarità del suo bollino di presentazione esclusiva, questo impianto del sottocoda dove troviamo appunto il radiatore e le sue ventole per l'estrazione. Questo sistema comporta appunto il fatto di poter avere una sezione frontale molto molto piccola e snella per una penetrazione aerodinamica veramente di primo livello. Le sue grandi bocche d'aria fanno sì con un condotto che passa da tutto qua la carenatura qua sotto per arrivare qui dietro per portare l'aria fresca al radiatore per il suo raffreddamento. Telaio appunto tubolare saldato per soffuso con un sistema meraviglioso anche del forcellone posteriore in alluminio lucidato, veramente bellissimo. Anche nella versione rosso rende veramente tantissimo una colorazione dove va a mettere in risalto tutte le sue parti più scure come il nero e la rende veramente pazzesca. La Benelli Tornado viene fatta in una tiratura limitatissima di 150 esemplari. Stiamo parlando della Limited Edition, modello per correre nel campionato mondiale Superbike, perché il tutto inizia proprio da lì, nelle piste di tutto il mondo, e poi la produzione di serie successivamente. Is it all my fault? Expecting things to change when they've only been one way, yeah. Why do I play your game? Subito vennero prodotti 150 esemplari, la Limited Edition, a una cifra folle, sui 36.000 euro di budget per portarsi a casa la vera versione che avrebbe gareggiato nel campionato mondiale Superbike. Soluzioni molto più estreme, sospensioni Ohlins, fibre di carbonio Aiosa e tante altre chicche per renderla veramente una race replica a tutti gli effetti. Questo è stato il suo banco di prova per iniziare lo sviluppo. Poi nel 2002-2003 la versione base, quella più alla portata per tutti, la Benelli Tornado 3900, inizia a arrivare nei concessionari. Per portarsi a casa questa prima serie del modello 2003 allora ci volevano circa 17.000 euro, prezzo in linea con la concorrenza ma sicuramente legato a un oggetto veramente molto più esclusivo per poter soddisfare tutte le richieste con una produzione teorica di circa 2.000 esemplari, per poi arrivare alla versione più completa, più funzionale, la versione 1130. Ma oggi ormai non si trova più nulla. Ormai, soprattutto dall'estero, molti collezionisti stanno facendo man bassa di tutti gli esemplari che sono rimasti in circolazione, un po' per un discorso collezionistico, un po' per un discorso di investimento. La moto sta diventando una potenza collezionistica di riferimento, nel giro di 2 anni raggiungerà appunto la storicità e questo farà di lei una delle moto da collezionismo più ricercate di tutti i tempi. Oggi scegliere una moto del genere, beh, di certo non si può possedere questa moto per via della sua affidabilità estrema, non di certo legato a un discorso di un'assistenza post vendita eccellente, ma è un acquisto questo che si potrebbe fare solamente dettato dal cuore, dal desiderio, un sogno, una passione, un sentimento che qualcuno la dichiara addirittura
un'opera artistica a due ruote, un po' come poi è stato per Lemmy di Augusta. La sua storia è durata pochissimo, 5-6 anni massimo, prima di essere ceduta a un'altra compagnia. Oggi però queste moto diventano qualcosa di veramente raro, e soprattutto l'occhio clinico di chi guarda queste moto può toccare con mano quanto c'era di meraviglioso e di appassionante dietro a tutto questo progetto. È una moto che sicuramente non è per tutti, ma sicuramente che tutti vorremmo avere. Grazie Andrea Merloni. Benelli Tornado 900, un sogno a due ruote del Made in Italy, marchiato Benelli.